Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Allora, sì, faccio un po' paura con questi capelli. Sembra che li ho tagliati, ma no, li ho arricciati ben bene. Poi sto provando a non legarli più con l'elastico, vedo che mi rimangono più ricci. Vabbè, a parte questo, come avrete letto dal titolo, è uno svuoto alla spesa Tigotà. Corto, non ho preso molte cose, andavo di fretta come solito. E infatti mi sono dimenticata delle cose, da cui il CIF che mi serviva non ne ho più, l'ACE gentile che ne ho poca, vabbè, pazienza. Spero di poterci tornare, perché ho visto anche che c'erano tante novità, delle offerte che mi interessavano. Vabbè, ora vi mostro quello che ho preso. Ho lo scontrino alla mano, oggi faccio la brava, visto che non sono tante cose vi dico i prezzi. Allora, vediamo un po'. No, voglio andare in ordine non dello scontrino, in ordine come mi piace a me. Allora, novità. Ho trovato questo sapone liquido mani e viso all'aloe della Chelemata, ma biologico, certificato ICEA. Ebbene sì. Ho guardato se c'era anche l'intimo, ma l'intimo non c'è. Non esiste, non l'hanno fatto. Io ho quasi pensato, ho avuto una mezza idea di usarlo come intimo, perché come sapone mani ne ho e uso tante volte il bagnoschiuma. E tanto, cioè, se è delicato, proprio se è delicato anche lì, e spero. È dermatologicamente testato, senza appunto slesh, saponi alcalini e coloranti, e dunque, 300 ml. Boh, adesso vedrò che uso farne. Questo mi sa che era l'unica cosa che ho preso in offerta. 3,99 in offerta. Meno male che era in offerta. Vabbè. Ok. Poi ho preso questo bagno doccia che è già un po' che puntavo. Era in offerta. Ma perché qua non c'è l'offerta? Ora che ci penso. Io mi ricordo che era un'offerta, comunque 3,47 questo bagno crema addolcente pH 4,5 con Dalia, passiflora e avocado della Natir, altro mercato, ecco pack per 100% riciclato. Dunque, perché bagno crema non li trovo tanto facilmente, soprattutto biologici. E mi attirava. L'unica cosa che l'ho sentito poi una volta a casa non è che abbia una gran profumazione. Sì, l'ho già aperto. Io lo sento neutro. Comunque dovrebbe essere molto delicato, appunto, perché se non ha profumi, non anche qui c'è l'aloe. L'aloe è un po' ovunque. È un prodotto vegano, certificato Natru, con pausa di 12 mesi e è 200 ml. Ve lo faccio vedere bene. E perché, soprattutto andando verso il caldo, che ci si lava più spesso, ho bisogno di detergenti più delicati perché sennò io mi gratto, soprattutto in questa zona, che l'ho detto tante volte, ma magari lo dico per quelli nuovi. Mi viene proprio un pizzichio tutto qui. Allora, una novità assoluta, la linea dei provenzali Bio alla lavanda. Allora, innanzitutto a parte il mio colore preferito che è lilla. Come facevo a non prenderla? L'acqua micellare che ne ho anche poca in scorta. Dovevo prenderla per forza. Poi la lavanda che mi piace. Allora, qua dice, vabbè, biologica, purificante, uso quotidiano, con lavanda ligure, con estratto di elicriso, cosmetici biologici, cosmetico sostenibile, è 400 ml, con un PAO di 6 mesi. E è un prodotto non testato sugli animali. Ho usato anche questa, tanto la metterò quasi subito in uso. E sinceramente, motore di lavanda, sono rimasta un po' delusa. Non è che ce lo sento tantissimo. Certo, è un'acqua micellare, mi ci strucco anche gli occhi. Non è che deve essere una profumazione forte, perché sennò potrebbe darmi fastidio a me come a altre persone. Però si sente poco, almeno io la sento poco.
Comunque bellissimo anche il pack, eh? Proprio con queste lavande, fiori di lavanda. Questa veniva a 5. E dov'è? 5,95. Non era in offerta. Poi ho preso il magnesio perché è già un po' che dico. Allora, mi sento tanti sintomi come se avessi la carenza di magnesio. Tra cui la voglia sempre di roba dolce. Dormo poco, male, ho difficoltà ad addormentarmi, i dolori, qua dice stanchezza e sistema nervoso. Allora, l'ho preso della MAT. Spero che riusciate di vederlo bene. Questo qui, perché siccome ho preso tante volte il calma stress in gocce e ho visto che mi fa. Ho detto, lo prendo della stessa marca, dovrei andare più sul sicuro rispetto ad altre marche. Ce n'era un'altra marca, ma non mi ispirava. Solo che questa c'ha anche le vitamine del gruppo B, che poi ha solo la vitamina B3 e la vitamina B1. Non è che abbia altre vitamine tipo la B12, la B6. Vabbè. E mi dice di prenderne una al giorno, preferibilmente al mattino con abbondante acqua. Vediamo se farà. Allora, ne ho già prese due perché dovevo registrare il video ieri, ho registrato e pubblicato dell'altro. Sono delle compresse così, proprio compresse, non con la gelatina. Sono proprio compresse, abbastanza grandi. Oh, non riesco a dire grandi. E vabbè, ma io non ho problemi per queste cose qua. E questo qua 3,60 euro, se non ricordo male. Adesso ve lo dico, se lo trovo. 3,68 euro. Ok, speriamo che funzioni. Poi dicevo, ma pure io ho sentito parlare di dentifricio di marca, di una marca famosa, biologico, ma poi vado sempre di corsa. Mi sembra che tra l'altro sia della BioRepair. Guardo, l'ho acchiappato subito al volo. Ho beccato quello certificato ICEA. Biologico, è giusto, sì. E appunto BioRepair. Solo che io ho il problema con la menta che non mi piace tanto, insomma, mi stufa, mi dà fastidio, mi dà l'idea che mi irrita le gengive. Vabbè, vado a leggere se c'è la menta. Io la menta qua non l'ho vista. Adesso sta a vedere. No, c'è scritto aroma. Ma adesso perché ci mettete cosa? Aroma di cosa? A parte che sì, potrei anche sentire perché tanto anche questo sono tutti prodotti che stranamente metterò presto in uso. Di solito ve li faccio vedere dopo un anno. Ah, vabbè. È sigillato, ma ci sento la menta. Porca miseria. È anche abbastanza forte. Niente, per andare sul sicuro io devo andare su quello che ho comprato 3 volte di fila, che adesso mi sfugge la marca, con omeocompatibile della. Non me lo ricordo. Andate a vedere i video vecchi di Tigotà. Allora, vabbè, protezione carie, difesa smalto, Total Proactive Repair, ripara lo smalto proteggendo la placca tartare carie. Vedremo, ragazzi. Solo che c'è la menta, uffa. Mannaggia. Ho ripreso lo stesso spazzolino di 2 o 3 mesi fa perché mi sto trovando bene. Lo stesso colore, ovviamente lilla. È della Force. Force? Sì, For Hans, non Forsan. Questo qua è morbido e mi trovo bene. L'ho ripreso uguale. Allora, poi. Ah, lo sapevo che mi dimenticavo. Vi volevo far vedere. Spero che arrivate fino qua. Mi mancava una fissa. Io ho sempre trascurato le sopracciglia, infatti si vede. Mi sono dimenticata di mettere la matita sopracciglia. Perché non ho l'abitudine. Non ho ancora preso l'abitudine, però. Cioè, la fissa. Diciamo che proprio la fissa, fissa forse no, perché appunto se mi sono dimenticata alla fine. Scusate. Insomma, poche parole. Allora, questa è l'unica matita per sopracciglia che io possiedo, della Puro Bio. Perfetto il colore. E adesso perché mi viene da tossire?
È il primo video che giro. Ah, mi ero dimenticata di fare la punta. Vabbè. Faccio lo swatch e vi faccio vedere che ne ho comprate altre due. Neanche una, così. Perché ho detto una, non sono io tanto convinta. La ragazza, la commessa, mi ha aiutato lei. Per cui. Ah, questa è la mia di puro bio. Perché vedete quanto ce n'ho? È un mozzicone, eh. E poi finita questa. Io, cioè, in teoria ne avrei una della Trendy Up, ma è nera. Nera, cioè, no, non ho le sopracciglia nere. Mi dispiace, anzi, farvi vedere così. Beh. Insomma, ho preso la matita della Essence, la 04 Blonde, che ora vi faccio vedere. Allora, questa appunto è la mia. Vediamo la mia. Insomma, adesso sono tutte mie. Quella di puro bio. Non sono tanto brava. Mi sono messa di così. È proprio marroncina. Diciamo che potrebbe andare, spero. Ok, questa quanto costava? 1,89. Sapete che la Essence costa pochissimo. In tante mi dite che infatti ha prodotti buoni. Poi ho preso anche quella di Bella Oggi. Io tutte così, perché automatica me la fate sentire una, era dura da morire. Ci ho detto no, no, no. Questa qua della Bella Oggi, che è la 01, non ha nomi. No, eyebrow liner e è questa qua. Ora la mettiamo. Allora, guardate, questa è quella di puro bio e la mettiamo qui. Sì, forse è un po' più duretta. Aspettate che lo faccio un attimo qua, perché sennò questa è più dura. Questa è 4,90 se non ricordo male, sì. Questa 4,90 però, un po' più duretta. Sì, vedete, quella di puro bio ha più del grigio. È difficile trovarle più su, con del grigio così. Vabbè, speriamo che vadano comunque bene. La lunghezza ho visto che è la stessa, perché cioè, praticamente sono lunghe uguali. E niente, appunto 1,90, quanto ho detto? 1,89 Essence e 4,90 Bella Oggi. Poi ho preso le Mentos, che sono le uniche caramelle che mangio ogni tanto. Queste le Mentos alla menta, le Mentos alla menta però le mangio, il dentifricio non mi va bene, ma le caramelle, ma solo per schiarirmi ogni tanto la voce ne avrei bisogno anche ora. Più che altro le mangio quando sono fuori. 99 centesimi. Al supermercato, tra l'altro, mi sa che costano anche di più. Allora, ultime due cose. Accendini, che possono sempre servire. Non c'è molta fantasia di colore. Uno dei colori che mi piace il verde e l'azzurro, ma non li ho visti. Allora, dove sono gli accendini? Oh, ragazzi, non trovo gli accendini. Ah, ecco, Bic. 3,79. E per ultimo, che sono andata praticamente da Tigotà per i fazzoletti che non avevo più e per la matita sopracciglia che poi ne pesi due. Allora, fazzoletti, ho preso questi Cheer fazzoletti, questi qua, tre veli. Ho preso meno che costavano, tanto uguale. 99 centesimi. Ok, vi ho detto il totale. Sulle labbra ho questo rossetto di Nabla, che sembra più rosso. Pensavo stesse bene col maglione, invece no. E è Berry Kel, Cal, no, Berry Call dovrebbe essere. Questo della linea, non mi ricordo più come si chiama, la linea. Ah, il Matte Lipstick Rouge, Lips Matte, va bene. Lasciatemi perdere quelle pronunce. E, ah, sulle unghie ho questo smalto che avevo trovato nell'ultima box di Look Fantastic. Un po' marroncino così, non mi piacciono i rossetti di questo colore, ma sulle unghie lo uso anche. Va bene, ragazzi, niente, vabbè, qua ho anche il volantino. Ah, sì, segno del toro, il mio. E vi faccio vedere che, ad esempio, fino al 6 maggio, con una spesa minima di 20 euro, vi danno il telo picnic al prezzo speciale di 7,95 euro.
Poi sabato 13 maggio con una spesa minima di 30 euro in omaggio il bagno doccia, un abbraccio fiorito. Questo qua. Ah. Questo non sarebbe male. Praticamente sarebbe per il regalo per le mamme. Dermatologicamente testato. Ah. Sabato 13 maggio. Interessante. Praticamente però. Boh. Che marca è? Non lo so. C'è scritto solo un abbraccio fiorito. Sarà quella la marca? Non lo so. E niente, questo vabbè. Diciamo che sono le offerte quelle che vanno a giorni. Va bene ragazzi, vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete comprato anche voi qualcosa di questi prodotti, se avete visto tutta la linea alla lavanda. Peccato che non c'è il latte detergente. C'è il gel detergente. Vabbè. Poi non mi ricordo, la crema viso, non mi ricordo. Va bene. Dai, vi saluto e a presto. Ciao!